cazzo è la GoPro? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, in questo nuovo motovlog. Gentilmente il microfono prestato da Mattia da Camp #27, vi lascio il suo canale in descrizione, che si è preso un nuovo mezzo, oggi farà la prova del suo nuovo mezzo e niente, andate a dare un'occhiata sul suo canale che vedete la nuova moto e tutto il resto, anche se la vedete in questo video, ma vabbè, dettagli. Ora ci stiamo dirigendo, è tipo una strada tutta dritta che facciamo un paio di riprese e cazzate varie. Comunque raga, spero che vi piace questa nuova inquadratura, che ho preso il nuovo casco. Se non avete visto il video del nuovo casco, se mai qua sopra in alto a destra vi lascio la scheda, andateci a dare un'occhiata che gli spiego quanto l'ho pagato e dove l'ho preso e bla 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 bla. Niente, ho deciso di mettere l'inquadratura della GoPro qua sotto al casco, che mi sembrava la migliore, che prima con l'altro ce l'aveva a sinistra, dove vogliono andare chisti. Aga, non si va di al monte di lì. Guardate che bastardo è ora, che accelera, mi lascia tutta la merda dietro. Hard enduro col motardo. Piante di merda. Niente raga, dai, che qua la strada è pallosa, semmai vi lascio dopo. Bella. Raga, proviamo questa YZ Yamaha 125. Capo, spiega cosa monta. Allora, a livello di motore abbiamo soltanto le lamelle in carbonio al pacco lamellare. Sì. E dopo gli ho messo un pignone. Ecco. Ecco. Con i ticoioni. Abbiamo montato un pignone da 14 perché prima avevamo un 13 ed erano troppo corti. E ora sono giusti. E dopo io, a parte queste altre cose qui, avevo il disco davanti flottante braking da 2,80 e disco posteriore a 2,40 ricava dal fine pieno per l'enduro della JYTR. Capì? A posto. Ma quasi ho stortato su tutto. Allora raga, non so se mi sentite ora, perché questa moto fa un bordello allucinante, sentite qua. Porca troia. E niente raga, vi stavo dicendo che questo ragazzo Camp #27, vi lascio il suo link in descrizione. No, non voglio alzare, lascia sta. La sta praticamente rifacendo tutta, proprio nel senso della parola. Sta cambiando grafiche, plastiche, ha cambiato tutto. Ora in questo video non ha niente di tutte quelle robe lì, perché sta aspettando le grafiche, che gli arriveranno tra po'. Appena avrà messo le grafiche la riproveremo con tutto. Ora lui ha sui tasselli, quindi non sono abituato io. Figa, in curva tarella su tutto, porca troia. La moto è tutta originale.
tranne alcuni particolari tipo il disco e le lamelle, queste robe qua. Però già da originale questa ha ben 41 cavalli. Avete capito bene, 41 cavalli. Ed è un 125. Questa, se non sbaglio, è la seconda moto più della categoria dei 125 Racing. La seconda con più cavalli, che il primo è il CR con 42. Però pesa 10 kg in più di questa, quindi saremo lì. E dopo come terzo posto c'è il Kawa SKX. Porca troia. Ma HD. Niente raga, spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. E niente, un saluto da cazzo Andrea e da Mattia che mi sta riprendendo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Se lo dichiarassi per forza era un punto.